L'ultima volta sono stato un vero e proprio puzzone, perché abbiamo aperto il passaggio che veniva portato dalle impronte del nostro ladro, però poi non ci siamo entrati, cioè tutti quanti... Entriamo adesso! No, aspetta, ci vuole ancora un attimo di suspense, cioè la suspense è un po' il piacere del non entrare perché ti forcono! No, non sto entrando, non sto entrando. Ma scusa, è aperto, dobbiamo vedere cosa c'è dentro, allora, no? Io vi devo confessare che ho già guardato, ok? Ho già guardato. Come? Ho già, dovevo sapere se valeva la pena fare un altro video oppure no, no? Cioè, dovevo sapere che... Non entrare, ti forcono! Non sto entrando, non sto aiuto, non sto entrando. Oh, allora, prima di tutto qua, se io fossi un po' più imprenditore di quanto sono, potrei farvi pagare il biglietto per entrare nel covo del ladro. Sì, vabbè. Scusa, però, vi assicuro che vale la pena, vi assicuro. Sì, ma non è tu ma il posto, ma che sei uno sciacallo! Però l'ho scoperto io per primo il posto. Per quanto? 10 euro. 10. Dai, è poco. Facciamo 7 per 5. Me 5 per tutti. 5. Ok, allora buono, via, via. 5. Ok. 5 via, euro. Pagato. No, lì dentro dovrebbe esserci la roba che ci hanno rubato e tu ci fai pagare pure per entrare. Come scusa, se già non va forza sufficiente. Per favore, l'ho trovato io il posto. Ci ho lavorato un sacco per elaborare la tecnica di questa cosa qua che vedi materializza le impronte. Anna, torna qua, Anna. Dai, 5. Anna, 5 euro. Anna, vabbè, puoi entrare. Cioè, veramente è uno schifo. Anna, puoi entrare gratis. Anna, puoi entrare gratis. Non vale così. Ma va bene così. Vabbè, però, ma tu hai pagato. Voi due avete pagato. Perché io non l'ho visto. Sì, ho pagato. Sicuri, sicuri. Avete pagato, sicurissimi. Va bene, allora vi creo. La miseria, mi è partito l'F3. Va bene, possiamo entrare. Allora, adesso però, modalità investigazione. Venite con me, non toccate nulla. Prima tocco io, poi dopo toccate voi. Sono trappole? Non ci sono trappole. Allora, cos'è questo posto? Secondo le mie indagini e secondo quello che ho elaborato, adesso vi spiego la mia teoria, ok? Venite, prego. Allora, scendere. La prima cosa che ho notato è questa ferrovia che va a instradarsi e va a proseguire parecchio verso quella direzione, ok? Verso quella direzione, cos'è? Non è una miniera. Di là c'è il nostro villaggio, ok? Quindi... A me sembra uno di quei classici posti che uno fa per scavare un pochino e poi lo lascia lì appena si fa la cassa. Ti spiego perché. Allora, dentro questa cassa, questa qui davanti, ci sono dei minecart con cassa. Praticamente la mia teoria, ce n'è uno anche lì sulle rotaie. La mia teoria è che il killer, cioè no scusate, non è un killer, è un ladro. Il ladro o il griefer ha preso le cose dal villaggio, ha scavato questo tunnel, ha messo sempre tutte le cose nei minecart con la cesta e le trasporta con le ceste. Esatto, in modo da essere più veloce. Quindi ha senso comunque. Quindi il problema si infittisce, perché lui potrebbe aver portato le cose qui o per tenersele, o per distruggerle, o per tenersene alcune e distruggerle altre. Ma se le avesse volute distruggere tutte, poteva tranquillamente distruggerle lì in posto, no? Di là. Infatti. Invece le ha volute portare. Però, d'altra parte, qui, se tu vai verso il muro, qua oltre non c'è nulla. Però qui c'è una pozza di lava, quindi... Il pensiero. Scusa, ma tanto poteva distruggerle lì quanto poteva distruggere. Cioè, non ha senso. Portarsele qui per distruggerle non ha senso. Quello non che penso io è che forse lui ha messo tutto nelle casse. Magari era anche più di una persona. Qua. E qua scusa, ha scelto il lama, il cosa buttare. Il lama, quelli probabilmente li ha uccisi e basta. Secondo me sì. Potrebbe averli uccisi e basta. Se si tratta di un unico ladro, perché il sospetto era anche che ce ne fossero due. Comunque, portando le cose qui, lui sceglieva che cosa tenere e che cosa buttare. Però il problema qual è? Il problema è che qui, effettivamente, a parte un po' di ferro e nelle casse un sacco di accendini, perché qui dentro ci sono un sacco di accendini. Sospettissimo, eh. Non c'è nient'altro a parte una testa di stre. Ok? È vero. L'unica cosa. Una testa di stre. È l'unica cosa strana che c'è effettivamente qui. Ed è l'unica cosa veramente sospetta, ok? Perché oltre a ciò ci sono soltanto degli attrezzi comuni, tipo un secchio d'acqua, un secchio di lava, legno, una cetta di legno. Su quest'altra ci sono tantissimi accendini. Quindi è ma anche... secondo te l'ha presa dalla casa di qualcuno di noi? Non lo so. L'ha tagliato. No, non si può tagliare. Cioè, credo che la testa tu puoi dropparla, ma c'è una possibilità molto rara. Rarissima, molto rara. Quindi mi viene molto sospetto pensare che l'abbia trovata a casa. Cioè che l'abbia presa da qualcuno di noi. Invece cassa. È più possibile che magari l'abbia trovata. Non lo so. Quello che sto pensando è che qui è pieno di accendini e probabilmente tutti questi lui li ha usati e se li è fatti per bruciare le cose. Sì, sicuro. Quindi probabilmente le possibilità di scoprire che le nostre cose sono ancora in vita e che sono nascoste da qualche parte sono veramente poche. Ma continuiamo a cercare però, eh. Allora, più che altro noi non stiamo cercando le nostre cose. A questo punto noi stiamo cercando di scoprire. Stiamo cercando chi è stato. Chi è stato, esatto. Dobbiamo... Allora, qui non c'è altro comunque. Ho provato anche a scavare un po'. Anche qua sotto? Qui non c'è niente. Guarda, non ci sono entrato nella lava, però fidati, non credo che ne valga la pena. Okay? Rischiamo solo di morire. Andiamocene via, venite con me. L'altra cosa che dobbiamo assolutamente fare adesso, prima di tutto dovremmo recuperare i cavalli perché ci servono e fanno anche comodo per investigare. E seconda cosa, io proporrei di andare a vedere a casa di Stre. Ho fame. Non me ne frega nulla, sei fame, ok? Aiuto. Porca miseria. Perché hai sempre fame? Non gli dare... Dai, sempre ci muore, perdi pure il cavallo. Ridammi Berris, tutti. Finito.
Allora, perché appena torniamo, c'ho io e tu fatti gli affaracci tuoi. Ma poi ci perdi il cavallo. Stai scassando l'economia, ok? Vieni qua. Allora, affamare gli affamati. Te le pago. Stai zitto. Affamare gli affamati fa parte della, del risorgere dell'economia, ok? È crudele, però. Eh sì, l'economia è crudele. Oh. Un cavolo di sciacallo. Prima non fai sono... pagare per vedere l'arancio, poi fai pagare per il cibo. Allora, non sono uno sciacallo. Sto soltanto cercando di far risorgere questo mondo in seguito a una tragedia. Ci hanno distrutto tutto. Non è semplice. Tu smetti di mangiare i berries, sennò te li confisco. Te li confisco, eh. Anch'io. Adesso te... Non puoi, sono mio, le ho coltivate io. Zitta, ti brucio la coltivazione. Allora, appena torniamo al castello, ho una bella notizia per gli affamati, ok? Cibo. Ok, sei affamato anche tu, mo? Un pochino anch'io, siamo tutti affamati. Non hai niente qui, da mangiare. No, vabbè, un po' di pane, qualcosina. Quanto pane? Pezzo. No, non dargli niente. Tette pani ho io. Vabbè. Ti sta sbavando, si sente da qui, ti prego, dagli da mangiare. Sì, per favore, appena torniamo al castello, devi resistere solo un altro po'. Oh, adesso. Non succederà mai. Prego, prendete il cavallo. Adesso. Io prendo l'asino. Silenzio. Sì, tu prendi l'asino, perché non è che c'è un altro animale adatto a te. Venite con me, ora. Ricapitoliamo, perché qua ci siamo un attimo persi. Stiamo andando a casa di Stre per indagare, perché io non voglio buttarla lì, questa. Questa è una bomba che sto sganciando, cioè una specie di nucleare. La sganci? Però la sgancio e dico, non voglio sospettare di Stre. Però meglio però, controllare. Meglio controllare. Sai, magari poi, magari la c'è butto una lì possibilità. Ma anche che non sia il ladro che ci ha distrutto tutto, ma che sia il ladretto che sta rubando i cavalli, no, le cose così adesso. Magari lui, magari il covo che noi abbiamo trovato. Chi ha perso l'asino? Mi ha preso il cavallo, mi ha rubato Giorgio. Il cavallo. Mi ha rubato. No, ho sbagliato, scusami. Giorgio, schifoso, per favore, non invertitevi i cavalli, dai. No, non no, ci perdiamo. Siamo scambiati, ok. Potrebbe essere l'uno o l'altro. Insomma, secondo me Stre potrebbe essere lo zozzo che sta rubacchiando. Cioè, Stre ha una passione per i cavalli, no? Cioè, gli sì, piacciono. Sì, ruba tutto. Ma veramente poi, non mi risulta, ma vabbè, vabbè. Gli piacciono sicuro... per la lana colorata, al gli piacciono le pecore colorate. Può essere quindi... una passione nascosta, eh. Beh, potrebbe essere. Comunque, se è sospetto che ci sia la sua testa lì, magari un'altra possibilità potrebbe essere che il ladro originale. Dovremmo trovare un nome per questo ladro, se no non ci si capisce. Ma dov'è casa di Stre? Chiamiamo Griffer quello vecchio e ladro okay, quello nuovo. Ladro, okay. Sicuro, confermato? Confermato. Allora, va il Griffer, il Griffer potrebbe essere stato un fan è di Stre. È qua casa di Stre. Ah, perfetto, andiamo direttamente. Ma dobbiamo posare i cavalli? No, prima si posano i cavalli. Ma che cibo, che cibo. Prima si posano i cavalli e il cibo. E poi si prende il cibo. Magari era un fan di Stre e quindi ha salvato le sue cose e la sua testa. Potrebbe solo essere. Le sue. Può essere. Solo le sue. Quindi magari da un qualche... Magari è proprio per portare le cose di Stre, che ha usato quelle monorotaie con le potrebbe casse. Potrebbe essere. Tutte quelle. Perché sennò non si spiegava. Quindi lui ha salvato le cose di Stre. E le tutto ha solo il resto l'ha distrutto. E tutto dici? Il resto l'ha distrutto. Ci in questo essere, caso ci essere va un po' a prendercelo nel sedere, perché noi non recuperiamo infatti, niente. Io vado a portare il cavallo nella stalla. Sì, voi altri mettete il cavallo qua, mi raccomando. Okay. Beh, molto bene. Adesso ci occupiamo del cibo. Prego fuori. Bravissimi. Allora, sì. Allora, ascoltami bene. Io mi sono adoperato per rimettere in funzione la mia farm di polli cotti. Ok? Polli? Sì. Polli? Sì, attento al fuoco che se ci cammini sopra è finita. Stai fermo. Allora, questa farm di polli cotti era l'orgoglio del castello Laionico, no? Perché era là sopra. Sfamava grandi e piccini, tutti potevano venire qui e trovavano anch'io sicuramente del pollo cotto, no? Ti ricordi, Cico, tutte le sì, scorribande? Venivi e rubavi mia il pollo cotto. Bene, voi dovete sapere che il Griffer, vedi, così ci si distingue bene, funziona questa distinzione, ha distrutto anche la farm di pollo cotto. Ma come? Ha ucciso quella. Ha ucciso tutti i polli e l'ha anche scassata. No, ma io, i polli. Io l'ho rimessa in funzione, ok? E adesso se Anna tornasse entro sì, ma io non l'estate ho, 2020 io le bacche. Torna comunque, tu e le tue sto bacche tornando. Ti venisse la cagarella baccata no, ti prego, per che quelle la fanno venire davvero. Appunto, quindi la smettiamo di mangiarla e poi mi caghi bacche il castello. Allora, vieni, appunto, venite con me, venite con me, venite con me. Vi illustro dov'è tutto il pollo cotto. Però qua c'è un'altra però situazione. Allora, non posso farvi entrare gratuitamente a prendere il mio pollo. Prima. No, ma pagato. Stai scherzando? No, allora, qua c'è però un importante patto, un commercio importante. È venuta la sorveglianza! Anna, ti forcono! Non vale, non puoi farlo, non puoi farlo. Ai, che no, poi ti faccio mettere in prigione da Cico, che no, la fine. A proposito, sta settimana ti ho pagato il No, neanche settimana scorsa. Neanche no, non prima è vero, settimana scorsa ti ho pagato. Quanto era? 200, non 100, è no, 150. Sta truffando. Non mi fregare. No, va bene. 150. Allora, scalare, facciamo scalare. Arrestato Stre, se ti ricordi, quindi la paga la merita. Va bene, va bene, va bene. Allora, ascolta me. Sì. Per ok, senti, questo è un deal estremo, po'. Per 150, quindi andiamo in pari. Ok? Ok. Ti puoi prendere? Ok, la butto questa.
un inventario di pollo cotto. Accetto, accetto. Ok, no, è troppo. Aspetta. No, aspetta, è troppo. Abbiamo firmato ormai. No, no, ti forcono, che avrai un cuore a giù di lì. Metà inventario. No, ti puoi prendere una barra. No, 9 stack di pollo. No, allora per 100 quelli. 10 stack di pollo. Per 100 quelli. No, 150, ma 10 stack. Ma è vero, allora sto andando a prendere silenzio. Allora vado a prendere un po' di rimanete lì sotto. Va bene, va ti bene. Ti forcono. No, no, sto morendo, non quanti cuori hai? Uno. Bene, allora stai lì sotto e non salite, mi raccomando, che io sto andando. Qua c'è un sacco da salire, anche tutti questi scalini. Cioè io devo fare un sacco di scalini per prendere il pollo. Che c'è? Cosa è successo? Mi è rimorto il pollo? No, no, raga, non sto scherzando, e non è normale. Io l'avevo rimessi a posto. Cioè, era possiamo pieno salire? No! Scendi a voce. Poi è tutto piume. Che polli. Aspetta, stanno venendo giù. Allora, vabbè. Ok, il Dial salta però, perché non ho tutto il pollo che ho promesso. Va bene così, Non sto scherzando, non sto scherzando, non lo so. Secondo me qualcuno l'ha ammazzato. Guarda che non è normale che muoia così. No, non lo metto in dubbio. Ehi, via, via! Senti, sono venuta qui per aiutare. Ho detto via, ti infilzo, Vai via. Fuori. La fine. Qualcuno ha rubato. Qualcuno è venuto. Questo potrebbe essere il ladro, quindi quello nuovo. Perché non credo che il Griefer sia ancora in giro. Quindi secca i polli. Qualcuno mi ha fatto un dispetto e mi ha seccato il pollo. Io l'avevo rimessa a posto. Beh, cibo, quindi. Momentaneamente sono venute fuori soltanto 8 cose di pollo. Ma dobbiamo dividercele. Vediamole tutte, dai. No, allora ti do. Però, siccome c'è meno offerta, quindi il prezzo lievita. Venite con me. Venite con me. Ma come lievita? Niente. Sì, lievita, lievita. Certamente, come hanno fatto quegli sciacalli. No, non, allora, prima di tutto è inutile che borbotti, ok? Come salire? Scusa, quando c'è stata il coso, no? L'epidemia. Cioè, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, abbiamo capito. Vabbè, abbiamo capito. Cioè, sono saliti i prezzi delle mascherine, no? Quelli sì, su sì, Amazon. Vero, vero. Ma quella è una vergogna. Lo so, è una vergogna, però in misura minore è così che funziona veramente il mercato. Quindi, Cico, ti posso offrire 2 sacchi di pollo per 100, però. What? Due sacchi. Oh, ci mangi per una stagione. Via. Allora ti forcono. Ti forcono, no, E brucio le cose. Ma io le volevi dare 10 a 50. Ma allora è salito il prezzo. È salito. Dai, vai. Dai, accetto, un ladro. Che schifo. Due stack 100, Oh. No, 50, 50. No. Allora, prima di tutto fammi controllare. Hai pagato 50, ti becchi uno stack. Toh. Puoi mangiare. È vero, uno stack ti basta. Dammi, Giorgio, dammi soldi, Giorgio altri. Uno stack per 50. Dai. Uno stack per 50. Allora, va bene. Io c'ho sono ricco, c'ho 1500. Certo, io ti ho pagato 400 di assicurazione. È vero, l'assicurazione. Chi si è assicurato? Anna e Cico. Io sono assicurato. Vuoi assicurarti? Quanto costa assicurarsi? Scusami. Tanto, almeno 400. Però no, tutto sì, quello che io perdi, 90, cosa però vabbè, ti illustro comunque il deal. Praticamente tutto quello che perdi io te lo rimborso, capito? Come fai con i soldi, scusa? No, te lo rifaccio io tutto. Cioè, capito? Bellissimo. Qualsiasi cosa. Sì, però allora, devo fare, però mi servono i soldi. Devi commerciare di più. Tu vendevi legno, vedo, a vendere legno fa 500 euro, ce l'hai. C'è un bel po' di tempo. Ascolta, figlio dei fiori, quanto hai? 90, mi hai detto? 90, sì. 90. Vabbè, per 90 ti posso siccome sei povero, uno stack di pollo per 40. Gentile, ok, accetto. Perfetto. E però li scotti così. Ok, grazie dei 40. Pagato, tieni. Mamma mia, grazie tieni, a te. Prego. Anna, vuoi comprare anche tu? Guarda quelle bacche, fa male. Ma quelle bacche sono buone. Ma fa bacche. Male, vabbè, fanno come schifo. Vuoi? Come vuoi? Andiamo a casa di Strea adesso, è il momento, pollo, venite, dai. Buono a piedi. Sì, andiamo a piedi, è vicino, venite. Di qua. Ma saprò dove devo andare, no? No, mi sono perso. Dai, io seguo qua. Vabbè, andiamo da qua, visto che Anna rompe le scatole. Che Anna dovrebbe seguirmi, ma a quanto pare ha deciso di essere lei il capo. Vabbè. È stata lunga qui, Anna proprio c'ha queste manie di grandezza da quando mangia le bacche. Tu c'è un senso dell'orientamento di una talpa cieca. Guarda, le tiro. No, l'hai filzata. Secondo me malissimo quello. Anna, no, non mi picchiare. Se lo rifai, non ti do più il forcone lì. Oh, il forcone è mio, l'ho ripreso io, non rompere. L'ho venduto io, infatti. Ma infatti, guarda te qua, che ci sono pure i ladri. La smetti di mangiare le bacche. Sono buone le bacche. Oh, ti giuro, le brucio, perché voi vi alimentate a bacche e io non vendo più il pollo. Comunque. Che non hai. Sì, basta. Allora, dove stiamo andando? A casa di Stre. Perché noi cosa sospettiamo? Che Stre è il ladro. Che piace Stre. Che al ladro piace Stre. Secondo me è più possibile questa cosa. Perché non ce lo vedo a rubare le cose. Cioè, è mi sembra. Ingrifato il ladro con Stre. La mia fine. Il ladro è ingrifato con Stre. Comunque, aspetta, sono finito. No! Raga! Mi sono disconnetto. Raga! No, mi sono disconnesso. Come ne esco? Raga, non c'è un cacchio da ridere. Prima di tutto, una cosa alla volta. Chi ha preso il mio forcone? Nessuno. Io l'ho lanciato perché pensavo che avesse.
Cico, non ridere perché ti tasso 500 euro per aver assistito. Ah, l'ho preso io, allora, il falcone, l'ho ecco preso. Bene. Ho capito allora. Come si fa ad uscire. Allora, scassate il magma che io esco, ok? No, non possiamo. No, come non potete scassare? No, ma anche noi. Vabbè, ma se lo togliete poi dopo possiamo uscire. Qualcuno che ha un piccone va. Oh, se no missione di soccorso, dovete andare in prigione, veloci. No, vabbè, che scaviamo, facendo, scaviamo. Fatto, posso rientrare? No, sì, rientra, stiamo facendo noi intanto. Avete fatto? Ditemi. No, no. Ragazzi, se muoio mi arrabbio, Avete fatto? No, aspetta, aspetta. Non ancora, aspetta. Dai! Per processo. Vado? Dai, no, non andare, non andare. Ho spaccato un blocco solo. Aspetta. Oh, Gio, 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 puoi uscire, vai, pezzo puoi uscire. Vai, prova, prova, vai, vai, vai. Ok. Sì, 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 ma no, okay, no, vai, non è vero. Non è vero, non è vero. Ma sei un pezzo di scritto, Giorgio. Giorgio, Giorgio. Devi ascoltare. Ascolta me, animalaccio. Non posso più fare nulla. Ma avete fatto questo. Ok, ho spaccato tutto. Vai, vai, entra, entra, entra. Sei sicuro? Sì, vai. Porca miseria, mi venisse a prendere la cagarella fulminante, che trappola, guarda. Mamma mia. Allora. Due di voi, ve lo dico subito, vanno in prigione. Sì. Due di voi. Via. Anna, perché Anna e Giorgio, ho missione di soccorso. No, Anna e Cico. Ok. No, è possibile, io sono dammi, Giorgio. Dammi l'arc. Io ti stavo dando l'idea, ma tu non mi ascoltavi. Se premevi il tasto per nuotare. Stai zitta, che me la son a risalire. Me la son vista blu, non riuscivo a risalire, un accidente. Sì, sono riuscita a risalire. Senti, io non me ne frega niente. Oh, ero finito malissimo, guarda. Tu. Porca miseria, non ti meriti niente. Non ti meriti. Ti forcono, ti stupido. Andiamo, basta. Oh. Andiamo, stavamo investigando. Vediamo prima di tutto qua fuori. Allora, già da qui fuori si può vedere che il buon stress si è dato alla pesca. Ma ok, ricco. ha molte cose. Ma io pesco. C'è anche quattro selle, cioè, proprio di tutto. Anna, non so che dirti. Entriamo dentro, è di prepotenza. Via. Ok? Allora, qui dentro io mi ricordo che lui aveva prima di tutto una farm di pecore, ok? Sì, esatto, molto laggiù in fondo. Che in teoria dovrebbe essergli stata distrutta. Ha un sacco di gatti che non gli sono stati uccisi. Già ma qui... anche tu è morto, quindi. È strano questo, però, Il mio Gebedia piccolo non è morto? Sai che mi sa che è morto, Anna? No, cioè... tu ce l'hai il gatto. Ce l'ho il gatto? Certo, ma questi sono tantissimi questi. Ok, però, molto bene. Allora, datevi una svegliata, dovete investigare, ok? Ok, quindi dividiamoci. Okay. Giorgio, vado vai qui. Giù. Anna, non state insieme, Cico e Anna. Porca di quella cutretola scarreggiona. Allora, guarda qua. Vai, vai, Giorgio. Allora, dobbiamo mamma comprendere. Mamma mia, sono qui. Qua c'è un percorso, ma qui non mi pare che c'aveva nulla. Qui c'aveva la farm di pecore. Guarda, lui è la farm di polli che funziona. Aha! Questa è un'altra cosa che non va bene. Solo io avevo la farm di polli che c'ha. Guarda qui, apri sta casa. No, questi. Non tocca. Non tocco. Cosa avete trovato? Cosa avete trovato? Niente. No, non venire. No, se viene Cico qua è finita. Quindi, per favore. Però stai è lì, strana grazie. Sta cosa. Perché lui ha la farm di polli funzionante e invece la mia è stata distrutta? E io non avevo un accidente di niente più? Ed è stata io distrutta. Ma sei giusto? Io ho trovato un fatto. Ho trovato un fatto. Cico, dove sei? Qui. Cosa hai trovato? Nei questo, gatti. Guarda qui dentro. Giorgio, c'è la testa di Giorgio. C'è una tua testa, Giorgio. Perché? Non lo so. Me lo devi dire tu, perché? Scusa, io che cosa ne so? Hai fatto... E sei mai venuto qui a casa di Stre? Assolutamente no, ma tipo un sacco di tempo fa. Cosa può... è sospetto, qua, E se fosse tipo una serie di indizi? Perché, cioè, nella stanza del Griefer abbiamo trovato la testa di Stre. E a casa Stre di Stre abbiamo trovato la testa di Giorgio. Se allora a casa di Giorgio... a casa di Giorgio. Cioè, la testa di qualcun altro è una specie di caccia al tesoro? Cioè... Potrebbe essere. Ma ho capito, ma perché? Cioè, non ha molto senso questa cosa. Cioè, quindi, no, almeno non stiamo capendo. Non è vero che al Griefer piaceva Stre. Non, cioè, non c'entrava nulla. Non è detto. Perché sicuramente è strano che Stre abbia la farm di polli funzionante. Visto che la mia è stata distrutta non una, ma due volte. E anche i gatti. Quindi qualcuno potrebbe voler. Pure il gatto. Vabbè, i gatti no, allora. Però potrebbe essere che qualcuno vuole monopolizzare il mercato di cibo. Ed ero io questo qualcuno. Ma a quanto pare c'è qualcuno. Sospetto ancora questo, più però, agguerrito di me. Che è disposto a distruggere le farm di polli altrui. E potrebbe essere Stre. Guardiamo chi vende il cibo, allora. Magari Stefano. Non lo vende ancora. Lo vende Stefano, ma vende le melanzane, i pomodori. Non c'entra niente. Certo. Quindi non può essere lui. Secondo me, invece, la verità è che ci sono diversi malavitosi in questo mondo. Cioè, la crisi ci ha resi un po' tutti sporcaccioni. Le criminali. Cioè, io sono arrivato ad affamare Cico. Capito? Per. È vero, non l'avresti mai fatto. Non l'avrei prima. Mai fatto. Per favore. No, non è vero. E invece voi altri, una e due, siete arrivati a non aiutare una persona in bisogno e in difficoltà. Per poterlo derubare dei suoi averi quando muore. No, cioè, una cosa. Cagno, basta, cioè, basta. Roba da. Aia, come lo hai fatto? Assalto. Prigione. Cico, portala, scortala in prigione. Scortala subito in prigione. Via. Scortala in prigione. Oh. E noi invece, Giorgio, andiamo a casa tua perché devo vederci chiaro su questo.
questa cosa. Secondo me è dall'altro lato che Birbonte di... Adesso ti sistemo io, sai, che non penserai mica di farla franca, lurido sporcaccione. Fino ad ora sono stato l'unico onesto. Stai zitto, questo lo vedremo. Questo lo vedremo. A casa tua potremmo trovare. Vi immaginate se è Giorgio e troviamo tutto a casa sua? Io non è vero. Cioè, Giorgio, ti tolgo l'amicizia dalla vita. Ho perso Anna. E come dai, Anna! Dove Anna è scappata? Vai in prigione! Anna. No, sono a casa di Giorgio! No, devi andare in prigione! Ma come? Sono entrata a casa di Giorgio! Anna, vai in prigione subito! No. Anna! No! Anna, vai in prigione! Sono Anna. Innocente! Sono in prigione! Di velocità! No, non funziona così, eh! Come no? Come quando c'è un assassino, non gli dicono così? Vai in prigione, signorino! Ci va sì! Scusa, è così la legge! Anna, in prigione, brutta ladra! Vai in prigione! No, non ha ladrato nessuno! Secondo me, Anna, perché la cattiveria le è venuta fuori dal fatto che lei non aveva mai trovato diamanti e noi eravamo tutti ricchi, tutti benestanti. È vero! E lei era l'unica poverona, e quindi questa cosa l'ha fatta rosicare. Ma sei tu, poverone! E alla fine, a forza di impacchettare la cioccolata per rosicare, si è incattivita, ha rubato tutto, ha distrutto tutte le nostre cose. No, vabbè, a parte gli scherzi, però dobbiamo capire chi è stato. Quindi per questa volta ci fermiamo. Se avete dei suggerimenti, ce li scrivete nei commenti. Un sospettato numero uno, insomma. E Lion, Chico, Giorgio ed Anna, out!